Tutti cercano il Signore, ma lui se ne va a pregare da solo. Non è una fuga dalla sua missione appena iniziata, ma è un'interiore necessità del suo cuore. Il desiderio di pregare, di meditare, è nel cuore di ogni uomo. Riscoprirlo è necessario, annunciarlo è doveroso. L'arte della vita interiore, presente in tutte le grandi tradizioni spirituali, trova, alla luce della rivelazione cristiana, la sua meta. Siamo fatti per l'eternità e per la comunione. Pure i non credenti si rendono conto della necessità di trovare spazi per la meditazione e la riflessione personale. C'è un filo sottile che lega insieme tutte le grandi tradizioni spirituali e che permise a San Giovanni Paolo II di chiedere a tutti di pregare insieme per la pace nel mondo. Era il 1986, muri e bombe atomiche incombevano minacciosi. È necessario apprendere l'arte della meditazione e godere del soffio salutare della contemplazione per salvarci dalla rissa permanente delle lingue in cui ogni giorno veniamo frullati, un miscuglio in odore e in sapore che intorpidisce e anestetizza. Ma se ci svuotiamo tendendo l'orecchio alla sapienza, allora troveremo la conoscenza di Dio, come dice il libro dei Proverbi. Diventerà allora meno difficile comprendere l'equità e la giustizia, la rettitudine e tutte le vie del bene. Chi pretende una giustizia senza sapienza, una solidarietà senza conversione della mente, un altruismo centrato su se stesso, genera mostri e stermini, come la storia recente abbondantemente dimostra. La Chiesa dovrebbe essere innanzitutto scuola di meditazione e di contemplazione, essere se stessa. San Benedetto lo comprese appieno quando, nel ben mezzo del crollo dell'impero romano, rispose alla crisi epocale con il silenzio e la contemplazione, da cui sgorgò la sapiente risposta alla crisi del suo tempo, mentre dei tanti che sbraitavano soluzioni più o meno funeste non rimane tracce. Traccia. Dice San Benedetto da Norcia. Siamo convinti che saremo esauditi non per le molte parole, ma per la purezza del cuore e la compunzione delle lacrime. Breve perciò e pura deve essere la preghiera, salvo che non la protraggano l'ardore e l'ispirazione della grazia divina. Sono parole della sua regola.